Ok, avete in mente quella funzione di WhatsApp della quale stanno parlando tutti, quella funzione che tutti attendono o in molti attendono, che vi permetterebbe di eliminare un messaggio in una chat non solo nel vostro telefono, ma anche nel telefono della persona con cui state parlando? Ebbene, l'ha fatta Telegram, con l'ultimo aggiornamento della ormai nota applicazione per mandare i messaggi gratis, forse il primo competitor in assoluto di WhatsApp, è stata introdotta proprio questa funzionalità, la funzionalità che vi farò vedere in questo video. Vi farò vedere come poter eliminare un messaggio in una chat sia nel vostro telefono che nel telefono di chi riceve il messaggio. È una cosa che funzionerà solo con messaggi inviati di recente, non si può cancellare per esempio un messaggio vecchio di più giorni, ma è una cosa estremamente comoda che funziona in tutte le applicazioni di Telegram, quindi sia per quanto riguarda Android iOS che per quanto riguarda i client per Mac e Windows. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. La nuova funzione di Telegram è semplicissima da utilizzare, supponiamo che siate in una chat o anche in un gruppo con più persone. Per eliminare un messaggio da entrambe le parti non dovrete fare altro che selezionare il messaggio appena inviato, scegliere la voce altro per entrare nella modalità di eliminazione, scegliere i messaggi che volete eliminare e premere proprio l'icona a forma di spazzatura. A questo punto però il messaggio non sarà eliminato, comparirà un pop-up con il quale vi verrà chiesto se volete eliminare il messaggio solo per voi oppure anche per le altre persone che lo hanno ricevuto. Scegliendo l'ultima voce, ovviamente, il messaggio verrà eliminato ovunque. A questo punto il messaggio avrà eliminato in entrambi i telefoni, o meglio negli altri account, perché è un'operazione che funziona perfettamente sia per quanto riguarda i dispositivi mobili, sia per quanto riguarda i client per Mac e Windows. Quindi una cosa estremamente comoda, Telegram anticipato WhatsApp. Chissà quando quelli di WhatsApp si decideranno di rilasciare un aggiornamento che permetterà di fare la medesima cosa. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.